Ciao a tutti! Oggi prepareremo le polpette di couscous. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono couscous precotto, olio extravergine di oliva, zucchine, carote, scalogno, uova, prezzemolo, basilico, pangrattato, parmigiano grattugiato, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il prezzemolo e il basilico, lo scalogno ed azioniamo il bimby per 5 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le zucchine. Le carote, il pepe, il sale. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino ed azioniamo il bimby per 15 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Aggiungiamo il couscous ed amalgamiamo con la spatola. Aggiungiamo adesso l'uovo, il pangrattato, il parmigiano ed azioniamo il bimby per 50 secondi, antiorario, velocità 3. Lasciamo intiepidire. Adesso formiamo le polpette. Prendiamo una parte del composto, formiamo una polpetta e riponiamola su una teglia rivestita con carta da forno. E continuiamo così per tutto il resto del composto. Una volta formate tutte le polpette, irrorare con un filo d'olio. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti circa. Le polpette sono cotte, lasciamole intiepidire prima di servire. Polpette di couscous. Grazie e alla prossima ricetta!